dell'Ottocento per recuperare un aspetto medievale, hanno distrutto intere parti di decorazioni sicuramente medievali, anzi paleocristiane, qui figuratevi. Dicevo quindi, il velario che lascia spazio alla sinistra ad una scena di sepoltura è forse la scena di sepoltura di un vescovo, vedete il letto di morte con il corpo giacente del vescovo, due lanterne che pendono dal soffitto. E al di sopra del tendaggio si vedono invece i busti degli apostoli. Medievo Libreria è un format che prevede una visita guidata al mattino, e stamattina siamo stati a Santa Maria Rossa di Crescenzago, e il pomeriggio una breve preconferenza e poi la conferenza vera e propria. Interessante, per il quale sono particolarmente contento di potervi introdurre alla conferenza di Massimo Arcangeli dell'Università di Cagliari, che è anche preside dell'università, ma che è soprattutto un esperto linguista, si dice così, filologo, storico della lingua. E fra l'altro il tema scelto, il titolo scelto dal professor Arcangeli era di per sé già stuzzicante: fra sermo nobilis e lingua rustica, il latino e il volgare nella comunicazione e nella presentazione. Un po' da lontano, per spiegare le ragioni del primato del latino sul volgare nella filosofia e nella scienza medievale. Se noi vogliamo veramente capire fino in fondo qual è stato il ruolo centrale del latino cristiano, quindi anche evidentemente della comunicazione della Chiesa, per la costruzione della nostra stessa identità di parlante italiano, basterebbe pensare, potremmo fare centinaia di esempi che sono stati fatti, basterebbe pensare alle trasformazioni semantiche che hanno subito tantissimi termini nel passaggio dal latino volgare o latino parlato alle lingue romanze, trasformazioni semantiche che sono avvenute proprio sulla falsariga di quello che era nel frattempo avvenuto nel latino cristiano. Voi sapete che da un certo momento in poi la rivoluzione cristiana passò anche e soprattutto attraverso un rinnovamento del lessico e della semantica del lessico classico. Un esempio, per esempio, umile, ecco. Se noi prendiamo il latino classico humilis, humilis in latino classico ha per lo più accezioni peggiorative, vuol dire basso, vuol dire vile, vuol dire spregevole, se riferito a una casa vuol dire scomodo, vuol dire di scarso valore economico, eccetera. E certo, già nel latino classico umile può assumere il valore che oggi per noi per lo più assume, cioè di persona modesta, di persona contenuta, moderata. Però questi significati nel latino classico erano minoritari. La grande rivoluzione si ha con l'avvento del latino cristiano, che rovescia la significazione negativa, prevalentemente negativa dell'aggettivo humilis, in una significazione positiva, perché l'umiltà del cristiano a emergere. E questo ha fatto sì che noi oggi, pur non sapendolo, usiamo per lo più umile in questo senso positivo, pur non sapendolo, perché soltanto se facciamo la storia della parola, soltanto se risaliamo al latino volgare, noi riusciamo a recuperare il ventaglio straordinario delle possibilità che l'aggettivo humilis aveva di poter essere espresso nel latino classico. Possiamo affrontare il problema delle radici cristiane se non teniamo conto anche di questo. Non so se tutti siamo disposti ad accettare nella nostra identità, nel nostro DNA, prima ancora che di scriventi, di parlanti, di italiani e di esponenti di una civiltà come quella mediterranea, non so se possiamo parlare di radici cristiane, forse sì. Senz'altro possiamo parlare di radici cristiane se mettiamo in gioco questo fattore straordinario.
Ecco, è uno dei giornalisti più attenti al mondo dei telepredicatori americani. E qualche anno fa si chiama Stefano Trince, scrive sul Messaggero, qualche anno fa dedicò un articolo molto bello proprio al Christian Pop, cioè al cristianesimo popolare che passava per la telepredicazione. Osservò un fenomeno che aveva assunto dimensioni formidabili allora e che ancora oggi assume dimensioni incredibilmente ampie e che tra l'altro ha fatto breccia anche nella nostra vecchia Europa. E così osservava in questo intervento, che per concludere, anche se non leggerò tutto, vi voglio comunicare. La voglia di Chiesa, parla dell'America, ha dimensioni bibliche, dicono le statistiche. Ne sono protagonisti innanzitutto i figli del benessere post-bellico, ormai arrivati alla mezza età, sposati con figli ed un sostanzioso conto in banca, si accorgono che l'anima ha bisogno di assistenza e la prole di guida spirituale. Si tratta di oltre 30 milioni di cinquantenni con famiglia che sono progressivamente ritornati in chiesa negli ultimi anni, andando ad aggiungersi ai 20 milioni di fedelissimi, in genere protestanti conservatori, che non hanno mai lasciato l'ovile. Ma il pellegrinaggio interessa anche una fascia demografica più giovane, in cui compaiono alcune decine di milioni di investitori, lasciati in braghe di tela dal crack di Wall Street dell'ultimo anno e mezzo e dall'attuale congiuntura economica. A loro in particolare è da attribuire il formidabile fenomeno del Christian Pop, colossale mercato dell'intrattenimento religioso giovanile che ha un fatturato di oltre 3 miliardi di dollari. Concludo soltanto con questa brevissima osservazione, un articolo più ampio, se volete vi posso anche fare avere se qualcuno è interessato, insomma è il caso proprio di dire in questo caso non c'è più religione. Grazie.